È nata non in Italia ma in Grecia, una persona che è arrivata qui, si è costruita con le sue mani, era un impiegato, ha conosciuto il network marketing, la vendita diretta e ha cambiato anche qualche realtà perché non trovava la soddisfazione giusta. Da 2 anni è con noi, ha costruito un buon successo, un buon team e ha anche capito la responsabilità che devi avere quando sei alla guida di un team. Bene, signore e signori, se siete pronti, io annuncio qui sul palco direttamente, io dico dalla Grecia, ma anche se ormai vive in Italia, il nostro Executive Vice President Yanni Pantelli. Grazie a tutti. Vi voglio bene anche se non ve lo dimostro, però il tempo è poco, concedete. Allora, prima di iniziare vorrei ringraziare Stefano perché ha fatto un'introduzione incredibile, mi ha tolto l'onere di annoiarvi con la mia storia. Ha detto anche delle cose che mi ero dimenticato della mia storia, quindi capite quanto è preparato. E l'altra cosa è che per me è un enorme piacere essere qua, è un onore. È anche un grande privilegio perché la Via di Firenze è sempre molto importante, ci sono un sacco di nuove qualifiche, ci sono un sacco di relatori che sono stati eccezionali e per me è anche un privilegio essere qua e guadagnarvi la vostra attenzione perché l'argomento è importante, l'argomento è un argomento che nel tempo, da quando inizia a quando poi inizia a fare carriera, varia perché la comprensione dei 30 giorni molto spesso non arriva all'inizio. Anzi, vi chiedo una cosa, chi di voi è nei suoi primi 30 giorni, non di PM, proprio di network? Ok, complimenti per essere venuti a un evento nei primi 30 giorni. Ve ne faccio una più difficile adesso. Chi di voi è un po' più anzianotto nell'attività, nei suoi primi 30 giorni si è da subito comportato in maniera disciplinata, attenta, ha fatto tutto quello che c'era da fare e si è compromesso totalmente nelle parole che gli ha raccontato il suo sponsor, la sua blind. Le poche mani che sono alzate testimoniano e rappresentano cosa sono i 30 giorni, che sono una cosa che sarebbe troppo bello da capire subito, ma nella maggior parte dei casi si capisce nel percorso. Nei miei primi 30 giorni sono successi tanti disastri, ma per colpa mia, perché mi sono iscritto un po' per casualità, mi sono cancellato dopo 49 secondi, non sto scherzando, dal gruppo WhatsApp di lavoro, dicendo anche cose che a messa sicuramente non sentirete, e anche il mio rapporto con la persona o le persone che poi hanno avuto più di tutti accesso al mio miglioramento era ai minimi storici. È iniziato tutto così, poi non è andata avanti così, perché delle cose tendono a cambiare. Il fatto è che è iniziato tutto così per questa slide, perché per i primi 30 anni io con queste parole non avevo confidenza. Erano parole che forse mi mettevano anche in soggezione, non facevano parte dei miei pensieri, dei miei discorsi, delle mie frasi, e non è che togli 30 anni di calcificazioni in 30 giorni, non è che le togli perché ti scrivi un'azienda di network, è un po' più complessa la storia. Io credo tanto all'equazione per cui una persona ha degli obiettivi e si rende conto che il network marketing è il veicolo perfetto. Però credo anche molto nell'equazione, perché è la mia equazione, per cui ha senso buttarsi in un'esperienza anche se non si capisce molto bene da che parte può girare, perché poi vivi contesti, vivi persone, vivi situazioni come questa e ti nascono delle convinzioni in testa. E io dopo un po' mi sono reso conto di quanto anche semplicemente la vita è più significativa se è strutturata con obiettivi. Anch'io mi sono reso conto di quanto desiderare un po' oltre i propri confini, che fino a quel momento, almeno nel mio caso, pensavo mi fossero concessi, è stato molto significativo. È anche una parola che è molto astratta come sogno, nel tempo inizia a pensarla per il tuo percorso e anche per il percorso delle persone che sono collaboratori, ma poi magari entrano anche in una sfera molto più intima perché nascono amicizie. Questa è una cosa per me molto importante, perché arriva un punto in cui o per un evento o per una serie di eventi inizia a mettere serietà in un lavoro del genere,
lo tratti con serietà, perché la serietà è la prima cosa, poi arriva tutto il resto. E quando questa cosa succede, poi hai degli oneri che sono capire, utilizzare ed essere lo strumento che andrai a raccontare, e capire, utilizzare ed essere anche le linee guida che poi andrai a raccontare agli altri. La prima cosa che un distributore riceve è il kit di inizio, quindi l'optimal set, più degli altri prodotti che può aggiungere. Quando arriva il kit, nel kit c'è il secondo mantra dell'azienda, che è Use, Talk, Demo, che è un prolungamento del semplice vincente. Chi ha parlato prima, Giada, Nicola, la stessa Marina che ha parlato dopo, sono stati egregi in quello che hanno raccontato sui prodotti, e il nostro compito è usare i prodotti, conoscere i prodotti. Possiamo conoscerli da scienziati della NASA, che va bene, o anche semplicemente, che tende a essere molto meglio, perché li proviamo, perché la testimonianza nostra impatta di più. Il mi trovo bene certe volte è molto più persuadente dello spiegare come il prodotto agisce sul corpo durante il giorno, la notte, il pomeriggio e così via. Poi si entra in un insieme un po' più vasto, cioè parlarne, perché devi uscire di casa per parlarne. E qua puoi prendere in prestito le storie degli altri mentre costruisci la tua, che è fondamentale a lungo andare. E poi c'è il dimostrare cosa fanno i prodotti, ed è una sfera un po' più strategica, perché Activise e il Siero sono prodotti immediati. L'immediatezza certe volte può spaventare, ma una persona che usa ad esempio 3 misurini di Activise e ha l'effetto flash non è una persona indifferente, è una persona spaventata. Chi è spaventato ha dei dubbi che tu puoi risolvere, quindi sono un'opportunità. Questo è il Use, Talk, Demo, e sono la base di un distributore che vuole fare carriera, perché se vuoi giocare puoi fermarti al Use, se vuoi fare carriera devi fare un percorso che fa sì che tu incarni tutte e tre le cose. Poi ci sono gli strumenti, applicazioni, file da mandare, perché ogni gruppo lavora con file diverse, link da salvare, perché un distributore deve sapere cosa può dare agli altri che inizieranno a fare l'attività. E anche questi sono strumenti che è basilare conoscere, è basilare che vengano mandati e venga anche chiesto, fammi delle domande su quello che magari ancora non capisci, perché si crea connessione tra le persone. Poi c'è il carrello condiviso, che è una funzionalità nuova. Possiamo essere nel tempo cinture nere del carrello, come la ragazza che è venuta qua prima a parlare, oppure semplicemente utilizzare lo strumento perché è uno strumento immediato, per quello è intelligente da usare. Perché è uno strumento che contrasta chi è pigro, chi è svogliato, chi procrastina, chi è antitecnologico, perché alla fine fai tutto te. E nel secondo passaggio puoi anche prenderti un appuntamento con la persona per dire io mi tengo libero quando tu sarai libero per fare insieme l'ordine. E il carrello condiviso è una cosa incredibile, è nuovo, tendenzialmente nuovo, che pian piano sta entrando nel lavoro di ognuno di noi. Stessa cosa per l'iscrizione di TP. Perché anche questo è super utile, perché è super immediato, è super veloce, e anche questo crea tanta connessione tra chi deve iscrivere e chi si sta per iscrivere, perché viene guidato dal primo momento. Dopo entriamo nel campo del cosa devo fare, e i 30 giorni partono esattamente da qua, dall'usare i prodotti e creare qualcosa di più intimo, perché se ne dica, il network è condivisione e vendita di un prodotto che si conosce e magari ci si affeziona, perché chi è affezionato al prodotto ha dei cavalli di battaglia che veicola in modo molto più facile. Ed è per quello che è importante, per chi vuole fare carriera, portare un nuovo distributore a affezionarsi al prodotto. Io non posso costringere una persona ad affezionarsi al gusto o all'effetto, però posso affezionarla a tutto l'ambiente, perché se so che il pacchetto gli arriva domenica e lunedì inizierà col power cocktail, devo sapere che lui si alza alle 8 del mattino e alle 8 meno un quarto gli ho mandato il video di come preparare il power cocktail, perché crea una connessione con le persone che alla lunga mi può aiutare molto nel rapporto, mi può aiutare molto anche nel dirgli in futuro cose che magari non gli piaceranno, ma se sarò stato bravo a creare connessione mi perdonerà determinate cose. È così che si crea molto rapporto con le persone che iniziano a lavorare con noi. Dopodiché ci sono le testimonianze. I prima e dopo sono molto più potenti di tutto quello che ha a che fare con, ad esempio, uno stipendio postato. Perché uno stipendio non racconta chi eri prima di guadagnare quei soldi.
Il prima e dopo estetico lo racconta, c'è un punto di partenza, c'è un punto finale. Il punto di partenza, quando c'è, valorizza il punto finale, perché chi lo vede immagina nel percorso cosa è successo. Quello crea emozione, l'emozione mette in secondo piano i soldi, molto spesso. A Roma ho incontrato una ragazza che conosco da tanto tempo, che viveva qua, parata a vivere là, a cui ho provato a vendere ogni cosa possibile che c'è sul catalogo. L'ho provato a far aprire anche un mutuo perché non mi comprava prodotti, quindi ho provato di tutto e non è funzionato niente. 20 giorni dopo mi ha scritto lei per dirmi: a fine maggio avrò un saggio di danza, ci sarà una persona a fare foto, io mi sento, parole sue, un tricheco, mi servono dei prodotti, io ho dei meriti, ma il resto l'ha fatto la vita che è andata avanti a scorrere. E questa persona, che non ha avuto la possibilità di crearsi un'urgenza per le mie parole, se l'è creata perché le è successo qualcosa che le ha creato urgenza. Io per ora ho presente nella sua vita, perché tutti i giorni testimoniavo, almeno sui social o portandomi in giro il prodotto, che io i prodotti li sto usando tutti i giorni, anche se non c'è un mio prima e dopo, però testimonio che li sto usando, perché se non sei nella testa delle persone, nel portafoglio, non ci entri. E la condizione di vittoria per chi fa network non è il semplice vendere un prodotto e scrivere a una persona, ma è raggiungere un atteggiamento che è quello che ti fa capire che se un'azione è giusta va fatta sempre, anche se non arriva il riscontro. Perché il percorso non si mette mai in dubbio. Grazie. Io nel venire qua a parlare con voi, ovvio che mi sono preparato, perché le cose non si lasciano al caso. Ovvio che arrivo pronto perché so cosa dire. Ed è ovvio che lo faccio perché ci sono, tra quelli che siete qua e quelli a casa, 3.000 persone. E non vuoi fare brutte figure davanti a 3.000 persone. Però quando ho iniziato a fare network, a me hanno insegnato, ed è stato il primo insegnamento che ho preso, raccolto, messo in tasca, che se una cosa è giusta, va fatta al di là del contesto. Perché se qua foste in quattro, io cercherei di performare come sto facendo adesso. Se non ci fosse nessuno di voi, sarebbe uguale. E stessa cosa va fatta con ogni azione che si fa nel network. Perché se si valuta un'azione dal mi paga, non mi paga, non si fa carriera. Perché il percorso non si mette in dubbio. Perché non conosco queste slide? Che non mi sono state mandate. To hear that you've decided to become a team partner. This is amazing. So now we will go to the important part. We will register you as a team partner. All right, so I will just go to the registration page and I will fill in all the necessary information. I will also pick the product that we've just discussed for you. All right, and now I'm putting in all your information that you've just shared with me. Okay, and then I go to the next step. All right, so now that it's all done, you should receive a link via email to finalize your registration. Oh yeah, thanks Gala, I just received it now. All right, that's great. So just quickly check all the details again and confirm the registration. All right, now you can choose a new password to access your PM office. And when you go down, all right, then at the end, yes, congratulations. So by processing the order, you are now a team partner. Okay, great. It's already done. Thank you so much. And I really, really look forward to working together with you. All right, have a great day and have an amazing weekend.
Bene, ma avete fatto una sorpresa a Stefano col video. Giacomo, non ti arrabbiare, perché non è colpa mia. Ok, grazie. E lista nomi. Che non c'è. Ok. Lista nomi è la stessa cosa del mettere in dubbio il percorso. Perché oggi è facile scrollare Instagram e trovare una persona che del network ha solo parlato e dirti che non serve. E metterti i dubbi su una cosa che invece è fondamentale per il tuo percorso. Ed è fondamentale perché prima di essere lo strumento da cui poi raccoglierai clienti, distributori e così via, è un esercizio di pratica, di scrittura. Perché ti insegna, magari per un'ora, un'ora e mezza, a essere disciplinato, a essere attento, a fare mente locale sulle persone che stai scrivendo, su quello che vorrebbero avere, su quello che gli potrebbe servire. Fai mente locale sul fatto di dire: a questa persona mi sento comoda a scrivere ora, con questa invece mi sento un po' in imbarazzo, quindi forse devo costruire il rapporto nel tempo. E queste sono cose che per chi ci fa carriera col network sono troppo importanti, perché sono dinamiche di testa che ti nascono solo in quelle circostanze lì. Perché lavorare con la lista nomi e avere dietro di te mentre fai un appuntamento 100 contatti o 500 contatti ti toglie peso all'esito del singolo appuntamento che stai facendo, perché sai già che hai delle altre persone da sentire. E lavorare senza lista nomi invece ti mette peso sull'esito del singolo appuntamento che fai, dove puoi sbagliare, dire la cosa non opportuna al momento, non adatto, possono succedere mille cose. Ma lavorare con dietro qualcosa di pronto è diverso da lavorare con dietro qualcosa che invece devi di nuovo costruire da capo. Tutto quello che ad oggi, o anche ieri, anche domani, è solo automatico, è solo spam, togli il diritto al distributore di imparare a fare reclutamento. E un distributore non può non imparare a fare reclutamento, perché nel tempo diventi chi dice la cosa giusta al momento giusto. Ed è fondamentale questa cosa qui. Ed è per quello che con la lista nomi parli con le persone, che sono la base, la linfa di quello che facciamo noi. Perché poi quello è il passaggio per fare manager, che è il primo gradino dell'azienda. Ma per chi fa carriera non è più il primo gradino, è il pianerottolo. Perché lo inizia a fare sempre con quello che ha coltivato. Perché per molte persone fare manager è stato complesso. Però tutto quello che è complesso domani diventa casa tua dove sei a tuo agio. Perché sai come farlo, perché hai la materia prima per farlo, che sono le tue conoscenze, le persone che hai incontrato, coltivato, con cui hai vissuto, con cui continui a vivere. E da qua poi inizia tutta la carriera. E se queste cose sono state fatte bene, col proprio nuovo TP, che all'inizio è stato trattato come se fosse un cliente, poi è stato trattato come se fosse una persona che non sapeva fare niente, perché davvero non sa fare niente, lui in primis inizierà a pensare che dovrà fare le stesse cose, che poi dovranno essere sicuramente corrette, però sicuramente il suo imprinting all'attività è: io devo seguire quel percorso, perché con me ha funzionato. Poi ci metterò dentro il sale in meno, il sale in più rispetto a chi me l'ha insegnato, però sicuramente ho delle basi solide su una cosa che è la duplicazione, non di tutto, perché sennò saremo tutti cloni, però di alcune cose che sono basilari per capire come fare questa attività. Stessa cosa con i clienti, stessa cosa con i distributori. I 30 giorni sono basilari per un TP nuovo, ma sono molto più basilari per chi ha capito che va fatto con serietà questo tipo di lavoro e deve essere pronto a dare la sua esperienza e i suoi concetti alla persona nuova che arriverà, che magari all'inizio non sarà in grado di capire. Ma quando quella persona sarà in grado di capire, deve essere forgiata su delle basi. Per quello i 30 giorni, per chi ci vuole fare carriera in questa attività, sono molto più importanti, perché colpiscono tante persone. Tante persone sono una comunità e sono le reti commerciali mia, di ognuno di voi, del domani, e della condivisione che c'è tra tutti quelli che faranno parte di questa rete commerciale. Perché questo è lavorare da adulti, e un adulto arriva con la stessa mentalità anche se poi le situazioni continuano a cambiare. Un adulto sa che deve conoscere a cosa servono gli strumenti, deve conoscere il piano compensi, deve conoscere i prodotti, deve sapere quali sono i link per acquistare, per iscrivere, deve saperle queste cose. Non serve che le sappia tutte, ma deve saperle. E un adulto sa che è così. Così come sa che deve essere prodotto del prodotto, ma anche prodotto delle linee guida che va a raccontare. E poi deve tramandare, perché la cosa peggiore in questo settore è incontrare persone che vogliono spaccare il mondo e tu non essere in grado di dargli nulla. Grazie a tutti.
infatti non mi aspettavo, semplice, proprio complimenti, grazie a te. Vieni, insomma, proprio dritto e dunque, concretezza, è questo che mi sembra che hai trasmesso alla folla, eh? Se è stato così sono molto contento. Complimenti, bravo Yanni, ce l'ha veramente degli spunti importanti per la nostra attività e se ce l'ha fatta Yanni, ce la puoi fare anche tu! Bello slogan! Grande Yanni!